Salve Travelieri, eccoci qui a un nuovissimo episodio. Siamo su The Witcher 3 Wild Hunt. Come sempre, io sono l'Arax di Cormaris. E nello scorso episodio ci eravamo lasciati con nostre informazioni. Abbiamo raccolto qualche informazione di più sul nostro caro Holger, scoperto perché aveva fatto un patto con Odin. E ora più che mai, invece, dobbiamo andare a raggiungere il nostro amichetto. Che noi in questa grotta c'eravamo già arrivati, ma mi chiedo se è sopra l'incontro. Ah no, scusami. L'ha spostato più in là o devo attraversare la grotta? Perché non mi ricordo fosse lì. Vabbè, comunque di qui c'è l'altra uscita, chi cazzo se ne frega. Vediamo di arrivare dall'altra parte. Ah, ora ricordo. Sì, qui c'eravamo già entrati, abbiamo trovato quell'enorme spiazzo. Ok, e mi stavo chiedendo che cazzo era quell'enorme spiazzo, a cosa serviva. Qui avevamo affrontato un mostro, non mi ricordo esattamente quale, ma mi ricordo che c'era un enorme spiazzo come se fosse un'arena. Infatti, quando c'ero passato, avevo detto: qui secondo me ci sarà qualche missione prima o poi, appunto. Eccoci qui. Ricordavo bene allora. Fammi indovinare, devo ammazzare il nostro caro amichetto? In realtà era giorno, non era, vabbè. Va bene, ci accontentiamo della sera. Infatti mi sembrava strano, tempio. Qui su Witcher si parla di chiesa, è normale che invece qui ora si parla di tempio, perché è Strange choice of greco, sì. locale. È Guessing elfico. there's a reason for it. Non l'ho scelto io. Wasn't me who chose it. I assumed so. But since we're here, I believe you have something for me. Esattamente. Fulfilled the third wish. How do I know this to be the rose? Very well might have picked this up at the Oxenfurt market an hour ago. Look closely at it. Got it from Iris. It was the last thing that bound her to this world. What? Questa rosa è il simbolo della sua separazione, della punizione. No, dai, è un segno del suo amore per te, è vero. I think she loved you. Meant this as a token of that love. She loved me. After all that's passed. Iris, what a mess we made of it all. If I'd only known then how it would end. What's happening? I feel as though. As though. A hot iron's pierced my chest. Il suo cuore freddo come Sorry la to have pietra kept è you waiting. tornato normale, ma serve proprio fare questa entrata di scena, mi So chiedo. glad to see everyone's mend. How do you feel, Von Emmerich? A little less troubled? Lighter on the heart? Odim, what do you want? What do you mean, what? Your soul. You forget. The pact states you can take it only once you've fulfilled three wishes, and we stand together on the moon. In che senso? Well, what do you know? Ah, il riflesso della luna sul What? pavimento. No. We had a pact. The moon is there. There! Not here. I gave you what you wished for. Here, on the moon, our contract you fulfilled. Awesome. You cheated me. I never cheat. Lui inganna. Aiutalo! Wait. Do not interfere, Witcher. Remember what I did to the last fool who interrupted me. You grant wishes, right? Grant mine and release him. He must repay his debt. Let him go, and I'll take it on.
we'll call it mine. No, fino a questo punto non sono d'accordo. No, 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 no. We can play for them. I lose, you take mine and old Geertz. But if I win, you release us both. Oh, beh, questo è meglio. Gwent? Non male. Oh, no. Maybe we can bet. No, preferisco giocare a Gwent. You know I'm good at accomplishing the impossible. See me do it. Very well. But we shall do this. In realtà non mi fregava più di tanto salvarlo, però sembra un'interessante sfida. Credo anche se non facevamo nulla saremmo finiti in questa situazione, onestamente. Ad ogni modo, che merda! Non lo so, mi ha dato subito la scelta e quindi a primo impatto mi è venuto ad aiutarlo perché sono abituato ad aiutare le persone, però teoricamente non è una cosa che farei così spontaneamente, ecco. You wish to play, so let us play. Ah, e nel tuo universo, a quanto pare. I shall tell you a riddle. Solve it, and both you and Allgeard will be free. E per un indovinello serviva arrivare and qua. If I don't... Then we'll all three go for a wild ride. It's what you proposed, is it not? The riddle. Let me hear it. To all things and men I appertain, and yet by some am shunned and disdained. Fondle me and ogle me till you're insane. But no blow can harm me, cause me pain. Children delight in me. Elders take fright. Fair maids rejoice and spin. Lo specchio. Cry and I weep. Yawn and I sleep. Smile and I shall grin. È uno specchio. What was that supposed to be? You tell me. What am I? Sono pronto. È uno specchio. You're going down. We shall see, my friend. You must find me before the sand and the hourglass runs out. Ready? Let's begin. La sabbia di quale clessidra, mi scusi. Poi tu non eri capace di bloccare o alterare il tempo, quindi un po' se le frega. Tra l'altro questo è strano perché è un riferimento, se ci pensate, un po' a... ora che mi ha fatto pensare a quello che ha detto Shani quando eravamo sul lago, che ha detto andremo verso la luna, ma la luna è lontana. No, la luna è qui, sul riflesso sul lago. Effettivamente era molto più semplice di quello che si credeva. Devi trovarmi... Amico mio, tutte le zone sono... Ah no, vedi, qui è aperto, allora. Aperto per mo' di dire, vaffanculo. Tra l'altro guardate che non hanno fatto il fondo, che è tutto piatto. Ok, bravo ragazzo. Trovo la soluzione di David Eldo, il signore degli specchi. Ma io già l'ho trovata, amico mio. Cioè, è lo specchio. Ah, di qui c'è il percorso, che cazzo l'avevo visto? Noi abbiamo bisogno di inizio. You like it? No. Plenty more where it came from. Just remember, you must find me before time runs out. Prima che il tempo scada. Ok. Non sembra tutto sommato così mortalmente difficile, se non fosse per il fatto che suppongo che qui inizieranno a... No, 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 no. A spawnare cose decisamente poco amichevoli. Folget. Ma tra tutti non Axi, dai cazzo. Vuoi scegliere Axi? Oh. E usalo, porco Giuda! Monsters weren't part of the deal. My world, my rules. Qui? Cry and I weep. Yawn and I sleep. Smile and I too shall grin. Something that repeats all I do? Maybe an echo? No, è uno specchio. No dice.
You can't possibly ogle an echo. Ma uno specchio sì, cazzo, Geralt, dai! Delight in me. Elders take fright. Fair maids rejoice and spin. Cry and I weep. Yawn and I sleep. Smile and I too shall grin. Damn it, what are you? E lo specchio, Geralt, porco Giuda. Aspetta, ma qui non c'era un ponte 10 anni fa? Ok, sì, eccolo lì il ponte. Tra l'altro sto esplorando tutto perché questa roba puzza da chilometri di ti ho nascosto qualcosa e la devi trovare. E non sto parlando semplicemente di indovinello, sto parlando di qualche ricompensa strana, pseudo segreta, robe simili. Oh, andiamo verso il percorso rosso. Sembra quello più indicato, paradossalmente. Invece ti lascio lì. Dai, che palle, ho poco tempo, non posso salvare, parlare con tutti quanti. Ok. Ah, c'era da lì la strada. Ok, proviamo a salvare le persone. Anche se dubito abbia senso salvarle. Shani, hang on, I'm coming. Sì, si diverte anche tanto a prendere per il culo. Beh sì, effettivamente era una gran bella perdita di tempo. Diciamo che un po' non sto badando minimamente al tempo, ma più che altro perché mi sto tranquillamente esplorando un attimo la zona e capendo anche i 2500 giochetti che si sta divertendo a fare. Innegabilmente quello che posso dire è che io mi sono già perso, qui è da prendere una direzione e tirare assolutamente dritto. Qui è dove ho avuto, ecco, ora mi sono ritrovato. Qui è dove ho detto seguiamo la parte rossa, perché boh, quella rossa mi sembra quella più augurabile. Però credo di aver capito liberatamente di cosa stiamo parlando e stiamo parlando degli specchi, è l'unica cosa che mi viene in mente. Quindi dobbiamo batterlo al suo stesso gioco. Anche se, ripeto, una volta l'abbiamo già battuto a Gwent, farsi una seconda partita mica una cosa così terribile. Ma questo è tipo un Ent, cioè un Ent. Sì, come no, siamo finiti sul Signore degli Anelli. Un Leshen. O pare. Ok. Ok, addio. Oplala. La spada nella rossa. What is it about swords that turns men into utter fools when they see one for the taking? Through howling winds, pouring rain, with their life hanging by a thread. Which reminds me, time is running out. Spada velenosa argento della vipera. Ecco, lo sapevo che c'era qualcosa di nascosto che prima o poi avremmo potuto prendere. Mentre fatemi fare un salvataggio. Non posso salvare. Grazie. Però sì, effettivamente Odin ha ragione. Non ha un granché di senso quello che stiamo facendo. La vita pesa un filo, però cazzo, la spada ce l'andiamo a prendere. Ok, lì abbiamo chiaramente un altro evento, se così lo possiamo chiamare. E credo di aver preso il mio piccolo tesoro nascosto. E poi tra l'altro era anche da Witcher. Children delight in me, elders take fright. Fair maids rejoice. Sì, però non lo puoi sentire tutto il resto, non è questo. Young folk like swings. Could be scary to old folk too. Doesn't fit the other verses though. To all things and men I appertain. Ecco. By some am shunned and disdained. Fondle and ogle me till you're insane. But no blow. Oh, awful. You're doing that terribly. Remember. Sì. As I see it, you will never find me. Sì, in realtà ti ho trovato già. In realtà ti ho già trovato. Stiamo provando ad andare proprio sul filo del rasoio a provare a riuscirci. Ma dovremmo trovare la... dovremmo trovare la cosa, uno specchio. Tutto sto cazzo, signore degli specchi della puttana di tua madre. Ho trovato tutto, ma non un maledetto specchio. Eccolo! So this is where you're hiding. Sì. Oh, andiamo, è la mamma troia!
You didn't expect it to be that easy. Sì! Credo siamo morti. Vabbè, stavo bighellonando palesemente. Però effettivamente eccolo lì. Ora mi ricade il soffitto, vero? Game over. Figlio di troia. Gran bel figlio di troia. Ho paura a carichiamo un salvataggio perché ho paura a caricare quello più recente. Ah, ok, sì, siamo già dentro, va bene. Anche se, fatevelo dire, c'eravamo, eh. Avevo trovato l'oggetto perché ne ero sicuro, matematicamente sicuro che in tutta quella zona un oggetto nascosto c'era. Però ora sappiamo anche effettivamente cosa dobbiamo trovare. Cioè, possiamo correre dritto per dritto verso la casa. Mancava veramente un pelo per arrivarci, veramente un pelo. Però vabbè, ci accontentiamo. Ok. Ora sono più o meno dove ero con più tempo. Qui non ho visto questa roba. Oh, mi tenti. Però sì, dai, siamo avari come la merda, quindi sì. Raccoglierò ogni singolo pezzo d'oro che c'è. Se me lo stai chiedendo. Oddio, questa roba non doveva andare bene. Dai, prima mi hai fregato con la spada, ora mi freghi con l'oro. Non va bene. Sai che sono estremamente avaro. Chissà se ogni volta che prendo l'oro il tempo diminuisce ancora più velocemente. Unable to resist a few shiny coins. Sì! I truly expected more of you. Especially since time is short. Fanculo, ha preso il mio punto debole. Prenderemo ogni singolo Oren qui presente. Va bene? Ognuno! Mio Dio, potevo fare tutto meglio. Guarda che c'è un'intera statua di lupo dorata, tra l'altro fighissima. Però non è colpa mia, amico mio. Non puoi mettere una cripta piena d'oro così a caso e sperare che io non lo raccolga. Cioè, veramente, preferisco morire. Cioè, anch'io se fossi in questa situazione, porca puttana, avrei fallito miseramente, veramente. Avrei fallito in una maniera così misera da farmi paura, ribrezzo, schifo. Tutto insieme, fondamentalmente. Andiamo a rifare la parte dell'altalena, ma giusto per completezza. Ok. To all things and men I appertain. Ok. Yet by some am shunned and disdained. Fondle and ogle me till you're insane. Oh, awful. You're doing terribly. What could that be? Ok. As I see it, you will never find me. Never. Ok. Dai. Non saprei perché i bambini dovrebbero gioire di fronte a una tomba. Però sta funzionando. Più che altro voglio per sicurezza completarli tutti. Ok. A family tomb. To all I appertain, by some am shunned and disdained. Could be family, I guess. Wouldn't match much else in the riddle, though. Repeat the riddle. To all things and men I appertain, and yet by some am shunned and disdained. Bene. Fondle and ogle me till you're insane, but no blow can harm me, cause me pain. Scusate se... Children delight in me, elders take fright. Fair maids rejoice and spin. Cry and I weep, yawn and I sleep. Che puttana, siamo nella stessa situazione di prima. Non so come, ma sono riuscito a ritornare nella stessa identica situazione di prima. Ed è questo drammaticamente fantastico. Ok. Come now. You didn't expect it to be that easy, did you? Ora la domanda è quale specchio? Questo non riflette. Point for me. Corri, Geralt. Corri, è l'ultimo. Corri. Si spaccherà pure questo. Oh, andiamo, figlio di troia. Mi sa che non posso vedere tutte le cose. Dovrò correre direttamente in questa direzione. Eccolo, eccolo, eccolo. Oh, andiamo.
Però vaffanculo, io voglio riprendere quella miniera d'oro. Cioè, ma andrò solo verso la miniera d'oro e la spada. Ok, rieccoci. Ho preso la spada, razziato l'intero covo, intera tesoreria, chiamiamola come vi pare. Però non ho toccato nessuno degli altri eventi. Quindi direi che evitiamo quegli specchi e tiriamo dritto verso la scalinata e vediamo di trovare lo specchio giusto. Abbiamo anche un bel po' di tempo a disposizione, quindi questo abbiamo detto che esplodeva. Ok, eccolo là. Ah, ce ne sono. Guarda che magari era nascosto. Tac. No. Qui? Non sta funzionando per un cazzo. Ma non è che... Gotta be some mirror here you won't shatter. Seek and ye shall find. Sì, forse un par di coglioni. Uno specchio d'acqua. Ecco, effettivamente stavo dicendo, stiamo troppo alle giochi e alle regole di Odin. Per questo non funziona. Aia. Buttati Geralt. Lo specchio d'acqua l'ho visto. Ho visto l'unica fonte di acqua. Una fontana, eccola là. Aha. Beh, effettivamente era più semplice di quello che si credeva. Ok. Oh no, ma è vuota. Come ci porto l'acqua? Che significa farla tornare? Aspetta. Ah, ok. Porco Giuda. Tre volte ci sono servite, però alla fine ci siamo andati. Se non mi dà quel consiglio avrei continuato a girare come un coglione, anche se avevo capito che non dovevo rimanere al suo gioco, ma cambiare, cioè sfruttare le sue regole contro di lui. Eccolo. Cioè? Beh, sta applaudendo le mani. Anche se c'è da dire che non ho capito cosa ha detto. Non so se era elfico o qualche altra lingua. Sarebbe stato interessante provare a capire la traduzione, perché lui è stronzo, l'ha detto apposta in quella lingua in maniera tale che noi non potessimo capire, se no non avrebbe senso. O quantomeno se il Witcher sapeva qual è la lingua avrei preferito che ce lo traducesse, ma è strano, l'ha detto in maniera tale che noi non capissimo cosa stava dicendo. Rieccoci qui. So, any better? Yeah, sì, thanks. Stronzone. Wine's revived me a bit. This plonk could revive a corpse. An exquisitely rank vintage. You know what though? It's good at last to taste something real. In che senso? Vabbè, sì, per il cuore di pietra è stato un po' apatizzato. So, have at it. Tell me what the blazes just happened. Your brand's gone. Guessing that's a good sign? Beh, sì, ma prima di tutto perché mi dici cosa... Perché non mi dici cosa si prova a avere il cuore di pietra? First off, you tell me what it's like to have a heart of stone. It's wonderful at the start. You feel no fear, no angst, but also no concern. No care for anyone, not even those you loved. Sì, effettivamente in totale apatia. Gradually, you lose them. Well, you know how it ended. What about your senses? Taste, smell? All there. At first, I savored the world like never before. It was stronger, more clear. How's that possible? I did not wish for a heart of stone. That was a mere side effect. I wished to win back Iris's hand and have my fortune restored. And then to live like there was no tomorrow. And thus I lived until I ceased to feel anything at all. What a joy to be done with it. Because I am done, right? Will you tell me what happened? Il Signore degli Specchi mi ha trascinato in un gioco. Diciamo di tutta la storia. Odin decided to have some fun at my expense.
devised a game I was supposed to lose. Seems he'd forgotten the training you put me through in doing the undoable. So only to protect myself. In doing so, I put you in harm's way. Forgive me. Well, don't have to worry about him anymore. You're safe and free. E la metà di lui non me ne frega un cazzo. Thank you. Though I've no notion what to do with this freedom now. No, no, se ti butti ora dopo che ti ho salvato ti picchio. Everything I loved, all I held dear. Not true. Got your heart back. A bitter victory. Now at last I sense how much I've lost. I have a heart again. Yet all it feels is grief, sadness, and defeat. My life is a ruin. No, non direi che hai ragione, non ti invidio affatto, perché veramente se mi butta si incazzo tutto quello che ho fatto per salvarlo. E comunque dicevo, no, però onestamente non riesco a provare empatia verso il nostro caro Holger. Comunque, per me rimane comunque sempre uno stronzo che ha desiderato l'impossibile. Purtroppo l'ha avuto, non ha calcolato le conseguenze di desiderare l'impossibile. L'unico problema che mi sorge, cioè l'unica soddisfazione che ho, appunto, di lui non me ne frega niente. L'unica cosa interessante è che ora ci sono due persone che hanno fregato il male. Quello di cui ha parlato il professore è Geralt di Rivia. Comunque non preoccuparti, sistemerai tutto. You've handled tougher situations. You'll figure this one out. Got a company of faithful comrades waiting. Got a home, your fortune. No. I cannot live as I did before. So what'll you do? I don't know. But one thing's clear. It's time I took fate into my own hands. Lived life anew, and truly this time. Sounds like a plan. I'll never forget what you did for me, Witcher. I have something for you. Ok, grande spada, ma avrei preferito qualcosa di più. Can't accept this. You can, and must. This saber's been in my family for generations. Even when I'd lost all else, it remained at my side. Means a great deal to me. All the more reason why I can't take it. Do me the honor. This'll mark the start of my new life. And such a weapon could be right useful to you. Thank you. Ow. Grazie della Sorry. Spada. Tra l'altro chiamata come la moglie. Beh, ora lui può provare dolore. You needn't be. I thank you again, Geralt. And good luck on the path. Good luck to you too. Via con la B maiuscola, tra l'altro. Bene, c'è da dire che tutto sommato come espansione... Ah, proprio così, boom, debotto. Ok, non mi aspettavo così un expansion pack, Heart of Stone, cuore di pietra. Non me lo aspettavo. Salve, pardon, parte un altro video. Ah no, stavo per dire i sottotitoli. Però ragazzi, dovete sapere questa cosa che ogni volta mi sbaglio quando si arriva alla fine. E ci sono i titoli di coda, li confondo, dico sempre i sottotitoli. E se vi chiedete, per chi magari vorrà vedere altre serie o tutto, perché li lascio sempre, per una questione fondamentalmente di rispetto, perché comunque il gioco mi è piaciuto, è bello, e quindi anche se, come farò a breve, li farò scorrere molto velocemente, per una questione di rispetto preferisco che, anche se per poco, i nomi di tutte le persone che ci hanno lavorato rimangano impressi. E tra parentesi, rimanete che dopo ci sarà il continuo del video.
Wow. Pacta sunt servanda. Completa la storia di Heart of Stone. Giustamente, che bel titolo che hanno dato all'achievement. Per chi non sapesse cosa significa Pacta sunt servanda, è fondamentalmente un detto latino che si traduce in i patti devono essere rispettati, osservati. Comunque, sì, i patti devono essere osservati, credo sia la traduzione allegorica più giusta, ok? E signori, abbiamo completato niente che poco di meno che tutta l'espansione, quindi ora possiamo correre ad andare a fare Isle of Mist, non prima, ragazzi, di andare a dare un'occhiata anche agli ultimi 4 punti interrogativi rimasti. Sì, che poi ora mi ricordo, è venuto qui che c'erano le tane con quel volatile, una specie di coccatrice, arpia, simile roba che abbiamo affrontato la versione anziana, sì, mi ricordo bene allora. E sì, mancherebbero questi 4 punti da completare fondamentalmente, oltre ad andare a dare 10.000 al nostro amichetto, anche se porco Giuda, non ne abbiamo tanti. Tra l'altro, spada velenosa d'argento della vipera, non male, però insomma, non mi fa impazzire, perché preferisco di più un equipaggiamento che mi possa dare un bonus, l'equipaggiamento del Witcher, quello no. Ci ha dato Iris, l'arma si carica di energia durante il combattimento, quando il suo colore cambia e diventa rosso, un attacco potente rilascerà energia accumulata in un colpo ancora più forte, consumando parte della vitalità dell'attaccante. Quindi mi mangia parte della mia vita, a cavallo, che arma di merda, poi tra l'altro fa solo 13 di danno in più, quindi già un'arma appunto a livello 39 potrà essere tranquillamente sostituita, molto magra come ricompensa, certo. Ci rimane il dubbio di cosa sarebbe successo se avremmo aiutato, se ci saremmo rifiutati di aiutare il nostro caro Olgeir. Data la situazione non mi dispiacerebbe nemmeno non aiutarlo e tornare indietro, però no ragazzi, ormai la scelta l'abbiamo presa. Tutto sommato sono felice di aver sfidato Dim e essere riuscito a fregarlo. Quindi, tra l'altro guardate che bel panorama. Ma ora diamo un'occhiata ai commenti dello scorso episodio, dove avevamo Francesco che... Ah ragazzi, se vi rispondo alla fine, comunque molto probabilmente vuol dire che comunque li ho letti prima di iniziare l'episodio, giusto per specificare. Comunque, come ci ha detto Francesco, alla fine aveva ragione, avevamo una scelta tra scegliere tra Olgeir oppure Odim. E effettivamente... il consiglio del cane ci è stato utile, per quanto ancora ora mi è un po' strano il concetto che ha detto qualcosa che è più duro del vetro e più infrangibile. E effettivamente era più metaforico che fisico, come avevo un po' intuito. E appunto, rispondendo a Zach, effettivamente avevi ragione, aveva venduto l'anima di suo fratello, ma avevamo ben poche ipotesi, però tu ci hai azzeccato pienamente. E concordo anche con Stefano, perché alla fine ho deciso di stare dalla parte di Olgeir, perché alla fine non aveva un granché da perdere, onestamente non me ne fregava molto di lui, per quanto nemmeno credo effettivamente Odim, se lasciamo prendere la sua anima, ci avrebbe dato questa grande ricompensa, o comunque nulla di trascurabile. Preferisco aver fatto tutto sommato sempre comunque la scelta giusta. Rispondendo a Tom invece, per quanto riguarda le armature di Gran Maestro, chiaramente Geralt, vi giuro io non ho toccato la tastiera, che era così, riflessi strani come quel bel scattering lì, come vedete sopra l'elsa della spada d'argento, no? C'è quel bel scattering grafico, va bene. Dicevo, rispondendo a Tommy, sì, le armature del Gran Maestro chiaramente sono migliori, le vedremo pian piano, cioè più pian piano, quando le sbloccheremo, però non ho ancora trovato gli schemi, anche se quella dell'orso un po' gnè, perché fino ad ora l'ho indossata per tutta la sezione delle Skellig, per tutto il nostro viaggio per le Skellig, e faceva dignitosamente cagare, ad essere onesti, proprio a livello estetico, non mi piaceva per niente, non so se in seguito diventerà migliore. Invece, infine, ma non meno importante, rispondendo al buon Dovahkiin Slayer, per quanto riguarda il nostro caro Dim, come vediamo, si diverte non solo a manipolare il tempo, ma proprio le persone, come nel caso della... come si chiama? Della... non mi viene il termine...
della del professore, insomma, non si diverte solo a manipolare il tempo, ma anche proprio le persone. Per quanto riguarda la clinica, prego gli dei che... ecco, vedete, queste sono le fregature. Appena detto che io leggo i commenti, questa parte l'avevo letta, ma me ne ero bellamente dimenticato, perché Dovahkiin's Day ha detto di ritornare indietro e parlare con Shani per vedere... insomma, di giocare una partita al Gwent. Non vorrei che ora che abbiamo finito questa zona, insomma, semplicemente sparisca. Non me lo auguro, almeno. Porco Giuda, perché in caso mi viene tanto tanto da bestemmiare. Ok, la porta è ancora aperta. Mentre raccogliamo tutte queste piante che non so, cioè, se stanno proprio qui, belle esposte, non vedo perché buttarle. Praticamente hanno avuto una genialata a mettere le piante, perché così diventa molto facile rilevarle. Qui, tra l'altro, noi avevamo visto questo bel buco qui sotto. Non l'avevo mai toccato, perché pensavo faceva parte di una missione. Invece no, non c'è assolutamente nulla. Ok, va bene. Possiamo uscire, grazie Geralt. Grazie. Ora, veramente, ti prego... Rimani, ti prego, fa che ci sei. Lei non c'è. È sparita, ma ci ha lasciato la carta del Gwent. L'invito al matrimonio, chiaramente. Mi spiace perché magari l'avremmo dovuta rivedere prima. Però, insomma, credo sia andata così e vaffanculo. Holgeir von Evrich. Che carta. Mi chiedo che... chiaramente sarà mazzo neutrale. Però mi chiedo effettivamente che caratteristiche abbia. A questo punto. Holgeir aggiunge più una a tutte le unità della sua fila, escluso se stesso. Che non è affatto male, facendo conto che lo possiamo mettere sia avanti che dietro. Non è affatto male, signori. Non è affatto male. Tanto fammi vedere che carte abbiamo. Non credo di poterne lasciare nessuna. Ormai abbiamo praticamente solo esclusivamente carte effetto, quindi va bene così. Holgeir, certo che me lo metto nel Mazzer. Gunther, un po' meno. Vabbè, mi spiace non averla vista l'ultima volta, però non avevo capito che... cioè, il... aspetterò prima di partire, pensavo era inteso più nel senso di aspetto un attimo, voglio sapere come va a finire la storia. E visto che ci siamo, perché no, signori, andiamo a prendere gli ultimi punti sulla mappa. Quindi vediamo di ammazzare il nostro amichetto. E qui abbiamo uno in gabbia, Capanna del Maestro Topical. Che cazzo di nome è Topical? Cioè, mi scusi, poi maestro esattamente in cosa? Allo? Ma era giusto per dire che è strano che io non ci possa parlare, veramente strano. Ah, ok, cioè lui entra dentro e diventa automaticamente l'erborista. Oh, carina come cosa? Sì, ci sta. Beh, effettivamente l'abbiamo aiutato, come minimo lui dovrebbe aiutare noi. Ok, fammi prendere un po' di alcolest, visto che c'è. Ok. Doing all right now. Thanks again. I'd have been mincemeat if it's not for you. Name's Philibert Topical, but everyone calls me Master T. What do you think you need? Shrooms? A bit of herb, perchance? Mostrami le tue merci. Show me what you got. Non credo abbia nulla di particolare, appunto, non mi aspettavo null'altro, però apprezzabile che hanno messo anche un nuovo erborista. E siamo nell'ultima zona con solito accampamento di banditi, una rovina elfica con gli ordini del maestro Ulrich. Prendi tutti i manufatti di valore che trovi nelle rovine elfiche, dopodiché dai fuoco a tutto quanto. Riguardo alla tua domanda sui manoscritti elfici che hai trovati, consegna lo schema al prossimo cambio di turno. Il nostro armaiolo proverà a decifrarlo. Questa è interessante, magari abbiamo una nuova armatura o una nuova arma. Nel mentre, sì... qui abbiamo liberato l'erborista, tana di drago, e ora qui ci mancava l'ultimo effettivamente. Sì, abbiamo esplorato tutto,
che sono le rovine di Kilkerin. Per quanto difficile crederlo, questo ammasso di rovine nel cuore della foresta un tempo era il celebre palazzo di Kilkerin, che secondo la leggenda ospitò lo studio del grande artista Gian Lorenzo. Le sue sculture oggi vanno all'asta per cifre esorbitanti, perciò molti vengono a Kilkerin nella speranza di trovare qualche sua opera dimenticata. E a quanto pare ci sono cascati pure i nostri amichetti della Rosa, e ora più che mai abbiamo debellato questo qui. In realtà non lo sapeva ancora, ma era l'ultimo gruppo esistente in tutto il creato oramai della Rosa fiammeggiante. Ok, rose senza spine, sconfiggiti i cavalieri decaduti e depreda i loro accampamenti. Bellissima. Lettere elegante e schema Sarin, vabbè, una spada nulla di che. E sì, effettivamente c'è da dire, signori, a tutti gli effetti rosa senza spine. Ormai abbiamo distrutto ogni singola forma di resistenza e non si sentirà, spero, parlare mai più di questo gruppo del cazzo. Ok. Ah, abbiamo interagito con il... con la statua. No, Geralt! Non ci siamo fatti danno, però. Non ci siamo fatti danno. Ad ogni modo, avevo visto due scrigni, quantomeno, che voglio depredare. Sali, 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 vieni di qui. Ok. Mio. Non dovrei farlo. Ma chi se ne frega? No, no, non è successo niente. Pensavo riuscivo a fare qualche salto. Geralt. 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 Ti prego, collabora. Un minimo. Un minimo, collabora. Grazie. Wow. Bella impresa. E che dire, signori? Decisamente l'unica cosa che mi rimane da fare è andare verso le Skellig. Qui abbiamo preso il prendibile. Abbiamo anche guadagnato l'achievement. Tra l'altro è un achievement segreto. E ora più che mai sono costretto a lamentarvi che te per tiranno. E ci becchiamo nel prossimo episodio.